Paste, oggi frazione di Poggiardo, fu un'importantissima città messapica del territorio salentino. Alcune parti delle vestigie antiche possono essere ammirate nell'imponente Parco dei Guerrieri, distante pochi chilometri dal centro abitato. Nella celebre mappa di Soleto, una delle più antiche produzioni cartografiche dell'epoca antica, la cittadina è registrata nell'idioma messapico Basta ed è riportata nelle opere dei grandi geografi greci e romani, come Tolomeo e Plinio. Basta fiorisce come comunità durante i trascorsi dell'impero romano e bizantino, per essere tragicamente distrutta dai Normanni durante la metà del XII secolo, sotto il regno di Guglielmo il Malo. Nel 500, grazie all'operato delle famiglie feudatarie, Basta si ricostituisce in un nuovo assetto urbano, sorto sulle antiche rovine, riconducibile quindi all'attuale borgo antico, caratterizzato prevalentemente dalla presenza del palazzo baronale e dalla parrocchiale. La chiesa matrice, dedicata alla Madonna delle Grazie, viene riedificata nelle nuove forme settecentesche, grazie al patrocinio del barone Ipazio De Marco, il quale promuove la ricostruzione dell'antico edificio di origine cinquecentesca. La facciata, dalle forme sobrie e solenni, è scandita da due ordini, mentre il portale lapideo è sovrastato dall'arme civica di Vaste. L'interno si apre in un'unica navata, ritmata dalla presenza degli altari laterali, scolpiti secondo le consuetudini dell'arte tardo settecentesca. La parrocchiale è affiancata dal palazzo baronale, che mostra ancora gli evidenti segni architettonici della sua antica origine militaresca, come ricorda con la sua presenza l'austera torre squadrata. La struttura venne ampliata e modificata nel corso dell'Evo moderno dai feudatari del luogo, allo scopo di realizzare una comoda e decorosa residenza nobiliare. Oggi le ampie sale del palazzo ospitano il museo archeologico, tra gli istituti culturali più importanti della provincia di Lecce. Protagonista è il patrimonio storico risalente all'antica città messapica di Vaste. Singolari sono gli allestimenti delle tombe del cavaliere e dell'atleta, emergenze rinvenute nel corso degli scavi del 1985, promossi dall'Università degli Studi di Lecce. Un viaggio nella tradizione artistica di questa terra antichissima, come ricordano le trozzelle, tipici vasi di epoca messapica, o i crateri a figure rosse, esempi di un particolarismo pittorico del territorio, spesso attribuiti dagli archeologi all'estrode il pittore di Vaste. Degno di nota è il celebre tesoretto, costituito da 150 monete d'argento, mentre attira il visitatore una collezione di tessere da gioco in avorio, raro strumento ludico di età romana. Il museo archeologico è una grande fucina di innovazione e sperimentazione di management culturale. Una parte del palazzo, infatti, compreso il caratteristico agrumeto, ospita un elegante museum café, conosciuto tra i giovani salentini per i buoni aperitivi e l'ottima musica. Vaste è un gioiello della storia millenaria salentina, in grado di mostrare ai visitatori l'importante patrimonio culturale conservato con intelligenza e buon gusto.